È stato denunciato per maltrattamento il 54enne di Sulmona, già noto alle forze dell'ordine, che l'altro giorno ha picchiato la madre con pugni e schiaffi in pieno volto. I carabinieri della compagnia di Sulmona lo hanno deferito a piede libero all'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori determinazioni. La donna, una 70enne, è stata ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti, viste le conseguenze dell'aggressione, che fortunatamente non sono gravi. È probabile che la donna, dopo aver rifiutato la protezione nelle scorse settimane, sarà ricollocata in una nuova struttura protetta, lontana, almeno si spera, dal figlio violento e disabile. Una situazione delicata che l'autorità giudiziaria vuole affrontare per evitare serie ripercussioni. L'aggressione dello scorso venerdì, dopo la lite in piazza Carlo Tresca, è stata brutale: pugni e schiaffi sul volto, la maglia sporca di sangue, come raccontano i residenti della zona che hanno assistito in parte alla scena. La settantenne ha rimediato ecchimosi e trauma fracciale, la prognosi provvisoria è di 15 giorni, ma ulteriori consulenze sanitarie sono in corso.